importanti, quindi necessitano di una... Noi comunque pensiamo che voi siate dei lavoratori e avete i diritti, il diritto di essere sulla carta. Prego, Tanto. Ma giusto per... non so se loro... io li invito su questo a rimanere all'assemblea e capire un po' questa sinistra unita cosa vuole proporre per Casoria anche al movimento di disoccupati, al quale voglio porre un ringraziamento per aver partecipato anche con un'istituzione democratica alla nostra assemblea, perché fondamentalmente se la sinistra si è unita in questo territorio è perché sta cercando realmente di aumentare una contrattualità sociale necessaria nel nostro territorio, come noi pensiamo a livello nazionale e a livello internazionale, per fare in modo che i diritti di coloro che sono sfruttati, e siano essi dei precari, siano essi dei lavoratori, sia essa la condizione di disoccupazione, sia quantomeno rappresentata da una unità di intenti da parte della sinistra casoriana che possa rappresentare realmente tutte queste esigenze sul nostro territorio. Beh, voi siete entrati gridando lavoro, lui si è seduto dicendo i consiglieri comunali o chi per essi, o gli assessori, fanno promesse in campagna elettorale e voi non ci credete più. Io dico bene che voi non ci crediate più in questo momento, bene che voi abbiate iniziato un percorso democratico, di unità sociale e democratica, che vi porta oggi a valutare come è giusto, con distanza, con l'irruenza e la rabbia con la quale parlate a questo tavolo, e vi porta a valutare le varie situazioni in cui siete andati, perché abbiamo visto che avete fatto elezioni democratiche un po' ovunque, e vi porti a valutare quella che è realmente la proposta politica che i vari vi fanno. E se oggi voi non credete più è perché si è sempre fatto una politica dell'interesse privato, della gestione pubblica in nome del proprio interesse privato, si è sempre fatto una politica che doveva garantire un sistema o l'altro. E miei cari, purtroppo, e magari capiamo anche perché la disperazione è tanta, molte persone sono state vittime di questi carrozzoni e di questo sistema. Io penso di parlare un po' a tutti noi, noi intesi come società civile di Casoria, noi intesi come lavoratori di Casoria, come precari, come giovani senza futuro, come adulti che non riescono a pensare quale futuro vogliono dare ai loro figli. Penso che quando dico noi dico questo, e tutti noi siamo stati vittima di quelle promesse che fanno a te, a me o a Nillo, per salire, come si dice, in consiglio comunale e poi lasciare quelle promesse al caso, chiedendovi un abbassamento della dignità personale, facendo un voto di scambio, oppure promettendovi un posto di lavoro, regalandovi qualche mese in Casoria Ambiente, che doveva essere un qualche cosa di alternativo a una gestione camorrista del ciclo dei rifiuti e che è diventato un carrozzone clientelare per fare in modo che noi tutti ci mettessimo a servizio dell'uno o l'altro politico di turno in modo da avere un mese o due mesi di precariato dopo che li siamo andati a votare. E allora io dico, e penso di parlare a nome della sinistra, e è un peccato perché io mi ero riservato un intervento conclusivo, vi sto rispondendo perché non so la vostra disponibilità a rimanere, che vi prego ancora di rimanere per seguire quali sono le proposte di questa sinistra e quali saranno le conclusioni. Però Aniello ha detto, e su questo mi permetto di dissentire, in quanto rappresentante di questo movimento che oggi è stato, di questo movimento che si sta costruendo in questa assemblea, mi permetto di dissentire e di dire, quando sento di dire che nessun consigliere comunale ha portato avanti i fabbisogni dei lavoratori o dei disoccupati, ma stavamo insieme a fare la lotta per il DLSU, stavamo insieme quando io gridavo a Ramaglia che si doveva vergognare perché aveva scavato la graduatoria degli aventi diritto per mettere la figlia,
Stavamo insieme in queste lotte e quel nostro stare insieme era basato su un fatto preciso, che il nostro, io in quel momento ero delegato di un movimento, ma chi verrà dopo di me lo sarà automaticamente con gli stessi principi. È un movimento politico, è un'organizzazione di gruppi politici che sta là non per promettere all'uno o l'altro di tutto, ma per impegnarsi nel nostro, sul nostro territorio. Allora voi dite, noi promesse non, alle promesse personali non ci crediamo più, nessuno ve le vuole fare le promesse personali, nessuno ha intenzione di prendere Aniello o prendere un altro del movimento di lotta e dire votami, porta il mio movimento, porta la mia struttura organizzativa elettorale e poi dopo ti do il posto di lavoro. L'unica promessa che vi può fare la sinistra unita in questa sala sarà la promessa di dire che si vuole impegnare per la città. Sarà una promessa solamente per questo, l'impegno per la città. Un impegno per la città che riguarderà tutto quello che è per gli stati sociali più deboli, tutto quello che è per la società civile, tutto per quello che è per la legalità, per l'anticamorra in questo territorio, per graduatorie accessibili, trasparenti e democratiche, dove non ci sarà più il politico di turno che metterà l'uno o l'altro, ma sicuramente non una graduatoria che mette Aniello, mette Andrea, mette Gelsomino o qualcun altro. Una graduatoria degli aventi diritti, della trasparenza e della legalità. La nostra proposta è un lavoro comune, comune per questa città. E la nostra vera proposta, dove noi sfidiamo voi e non voi sfidate noi, costruiamo insieme, a partire da qua, un forum delle opposizioni sociali. Per questo nasce l'unità della città. Allora, dopo il momento elettorale, che per noi è un momento, saremo noi che non daremo pace a voi per fare in modo che il vostro percorso democratico non si perda dietro l'uno o l'altro politico, ma sarete insieme a noi a lottare per la democrazia e la legalità. Nel